C'è preoccupazione attorno allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona e i sindacati tornano alla carica. Anche se il presidente della regione Marco Marsilio ha ribadito la centralità dell'ex Savelliatessa, fondamentale per la vita dello stabilimento Peligno. Per il settore però è un momento difficile, anche per i lavoratori delle pulizie e molti servizi sono stati attivati i contratti di solidarietà, sono esterni alla Marelli e per loro ci sono sicuramente meno tutele rispetto ai dipendenti dello stabilimento. Per quel che riguarda la situazione in generale, a luglio era stato sottoscritto l'accordo per i contratti di solidarietà per gli oltre 400 dipendenti. D'estate c'è stato il fermo e sono stati in cassa integrazione. Tutti i sindacati sono molto preoccupati per l'indotto e chiedono che l'attenzione resti alta. Dopo la pausa estiva, nessuna novità sul fronte Marelli di Sulmona, dove a partire da luglio è iniziato il contratto di solidarietà, il ricorso ad un contratto di solidarietà. Non abbiamo avuto interlocuzioni con le istituzioni locali, che pure abbiamo sollecitato già da molto tempo, ma ecco, al momento non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di riscontro alla nostra richiesta di incontro, che risale appunto già a un po' di mesi fa.